prima di fare la, denunciare la parola della catechesi, voglio dire quello che penso dell'Ucraina e della Russia, alla luce della parola di Dio, di quello che si può leggere con quello che il Signore ci ha già detto. Noi attualmente, popolarmente, pensiamo a Putin, alla Russia come i cattivi e all'Ucraina con il presidente, non mi ricordo come si chiama, quello piccoletto, come i buoni perseguitati. È così? Gli ucraini non sono più buoni dei russi. Finché sono stati sottomessi ai tempi di Stalin e dell'impero sovietico, hanno patito e molto a causa dei russi. Hanno maturato un odio che hanno poi mostrato quando, riconquistata la libertà di Stato, si sono comportati molto male con i russi portati in Ucraina da Stalin e hanno fatto mezzo genocidio, uccidendo anche bambini innocenti. E questo recente, non una storia di tanti anni fa. Ucraini e russi sono popoli cristiani. La Ucraina soprattutto è mezza cattolica e mezza ortodossa. Cosa insegna il Vangelo quando un nemico ti assale e ti fa del male? Ti insegna di reagire, ti insegna di dire al popolo fatevi le bombe Molotov per tirarle contro i carri armati? Tra parentesi, a carri armati la bomba Molotov ne fa praticamente niente. Cioè esorti il popolo a farsi trucidare pur di non dare la vinta ai russi, la vincono lo stesso. Hanno un armamento militare così grande che neanche gli Stati Uniti d'America possiedono tutte le bombe atomiche che hanno i russi. E le bombe atomiche attuali sono così potenti che quelle di Hiroshima e di Nagasaki, che ancora stanno mettendo conseguenze di quel danno fatto, sono dei petardi rispetto alle bombe atomiche che esistono adesso. Cosa si deve mettere a competere contro la Russia? È una pazzia. Poi, un tale, quando fu aggredito da un gruppo di soldati armati per essere arrestato e processato e condannato a morte, Gesù, nell'orto del Getsemani, che cosa successe? Che Pietro, Giacomo e Giovanni, sapendo che poteva avvenire questa cosa, si erano procurati delle spade per difendere Gesù Cristo. In tre contro una folla, non esperti di armi, chissà che cosa facevano. Altra pazzia. Però Pietro ci ha provato. Quando stavano per arrestare Gesù Cristo, lui prende la spada e dà un colpo in testa a una delle persone presenti e gli taglia un orecchio, il quale casca per terra, mozzato. Come ha reagito Gesù Cristo a questa cattiveria, fatta da un gruppo di persone più potente nelle armi, più potente nel numero dei suoi discepoli che lo difendevano? Pietro, rimetti la spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Chi usa la violenza morirà di morte violenta. Non era la violenza il modo di comportarsi di Gesù Cristo. Una volta che Pietro rimette la spada nel fodero, Gesù Cristo si china, raccoglie l'orecchio di quello che l'aveva perduto e lo riappiccica con un miracolo.
un miracolo non chiesto da quello che lo stava arrestando, Gesù di sua iniziativa gli fa un miracolo. Tu mi arresti, io ti riappiccico l'orecchio. Gesù in quel momento stava amando i suoi nemici. Sta facendo questo l'Ucraina nei confronti dei suoi nemici, i russi, nonostante ci sia il popolo che prega. Ma uno può pregare dicendo Dio fa morire Putin, quando Dio ha detto io non voglio la morte del peccatore, ma piuttosto che si converta e viva? Può dire Signore facci vincere in battaglia contro i nostri nemici, facci sterminare tutti quanti, ma anche dall'altra parte hanno intervistato i soldati russi arrestati, che sono arresi da qualche parte dove gli ucraini hanno vinto, e qui dice ma noi ci hanno detto che dobbiamo fare delle esercitazioni, poi invece quando siamo arrivati qua ci hanno detto di attaccare la guerra, e citavano ragazzetti, giovani, che la guerra neanche prendi camera nel cervello ce l'hanno sulla testa, però se non obbedisci al superiore, da militare, povero te. E quelli devono essere ammazzati perché sono i nemici. Nella guerra è sbagliato tutto. Addirittura Gandhi diceva che lui nella guerra non voleva neanche prenderci parte come infermiere, perché l'infermiere collabora alla guerra. Se il ferito si rimette in sesto, riprende il fucile e va a combattere un'altra volta. Neanche quello voleva fare. Lontano la guerra. Quindi questa esaltazione del popolo ucraino, gloriosa Ucraina, e in nome di questa, dello Stato Ucraina, l'esaltamento di popolo, le donne scappano e gli uomini rientrano in patria per combattere, per salvare l'Ucraina. Ma nel cielo esistono gli stati, l'Italia, la Francia, la Germania, davanti a Dio esistono gli stati, davanti a Dio l'umanità è un solo popolo. Gli stati sono una cosa umana, non contano nulla davanti a Dio. La gloria dell'Ucraina non conta nulla, come non conta nulla la grande francese, come non contava nulla il Gott mit uns delle SS, Dio è con noi, ci hanno scritto sulle cinture loro, non ci stava per niente invece con loro. Noi ci stiamo sbagliando e quando pregano, che cosa si prega? Perché Dio faccia la nostra volontà? O per imparare noi a fare la volontà di Dio e chiedere alla forza di mettere in pratica? Dio non vuole quello, non vuole la guerra, non vuole la violenza, né dall'una né dall'altra parte. Vuole l'amore. Subito. Avrebbero evitato una carneficina. Una carneficina. Ancora non sappiamo dove va a finire questa storia. Se in qualche modo interviene l'Occidente nei confronti di questa guerra, terza guerra mondiale, già pronunciata e detta, chiara e tonda. Nella guerra tutti sono di fatto poi, anche se uno vince e gli altri perdono, sono tutti perdenti, perché tutti perdono migliaia e migliaia di persone, perde l'economia. Qua, dopo la crisi del Covid, l'impennata dei prezzi, e chi paga queste cose? Quelli che stanno alla stanza dei bottoni a decidere le guerre? La gente. Tutto in crisi. Sempre il popolo paga e i capi sguazzano. Un solo missile di quelli sparati da Russia verso Ucraina
corrisponde al bilancio di un intero anno dell'associazione Maresi Calcutta Onlus, i soldi spesi un intero anno per aiutare le famiglie povere. Quello lancia un missile, boom, in pochi secondi speso quello che si è speso in un anno per aiutare i poveri. E lì non è un missile, sono migliaia di missili lanciati. Quanto si butta via di termini economici che potrebbe essere utilizzato per fare del bene alle persone. Quindi la guerra mai, in nessun modo, né in attacco né in difesa. Solo la, e ricordo quello che disse Martin Luther King, il modo migliore, o meglio, l'unico modo perché il tuo nemico ti diventi amico è quello di amarlo. Non c'è altro sistema. L'unico modo di trasformare un nemico in amico è quello di amarlo. E ricordatevi l'orecchio riattaccato a Gesù con un miracolo al servo del centurione colpito dalla spada di Pietro. Stop Ucraina. Quindi detto questo, continuiamo a pregare per l'Ucraina, perché da come andranno le cose qui succederanno altre cose. La Russia rivuole l'Ucraina sotto il suo potere, perché la Cina non vuole Taiwan sotto il suo potere. Si è già ripresa Hong Kong, adesso rivuole prendersi Taiwan, la capitale, l'isola di Taiwan, che è un grande più dell'Italia, e ci stanno i cinesi dissidenti dalla Cina attuale. Quelli dicono i cinesi del continente, questa è nostra, no, noi non siamo con voi. E la Cina ha speso un sacco di soldi, ha aumentato il bilancio nelle spese belliche, 1.200.000.000 di persone, lo stato più grosso del mondo. E ripeto che il popolo ucraino, ma anche il popolo russo, è un popolo religiosissimo. Come mai il Pope, il capo della Chiesa ortodossa russa, non ha preso posizione nei confronti di questa guerra? Forse perché la religione è vissuta male, non come l'ha insegnata il Signore, dai capi anche religiosi. Ma l'ideale sarebbe che la Russia si convertisse al cristianesimo, e allora non farebbe più così. Vi ricordate che forse qualcuno già dal 1917 stava pressando perché tutta la Chiesa, a partire dal Papa fino all'ultimo dei cristiani, pregasse per la conversione della Russia al suo cuore immacolato? L'ha detto la donna Fatima nel 1917 e l'ha ripetuto finché la veggente Lucia è stata viva. Mai messo in pratica dalla Chiesa Cattolica questo messaggio? E adesso ne paghiamo le conseguenze. Questo per dire che i messaggi veri, fatti dai veri carismatici, fatti nelle manifestazioni autentiche della Madonna, e Fatima è una di quelle perché è riconosciuta, non si possono disattendere, costi quello che costi. Perché se la Madonna si è smossa dal cielo e prima che nell'ottobre rosso del 1917 il partito bolscevico buttasse giù lo zar Nicola II e prese il potere in Russia, guidati da Lenin, prima che accadesse questo, poche settimane prima, la Madonna ha chiesto la conversione della Russia al suo cuore immacolato con una serie di cose che doveva fare il Papa con tutti i vescovi cattolici del mondo e il resto del popolo cristiano. Mai fatta. Qualcuno ci ha provocchiato, non ha fatto secondo come la Madonna ha chiesto, e quella consacrazione non fu valida.
e non ha tenuto. Non nel modo in cui la Madonna l'ha chiesto. Non nel modo in cui la Madonna l'ha chiesto. E tutti gli studiosi di Fatima hanno detto che non era valida quella consacrazione lì. Non è quello che la Madonna ha chiesto. La Madonna ha chiesto che la facesse il Papa con tutti. Eccetera. Beh, queste sono le piaghe interne nostre della Chiesa. Guardate, quando si hanno posti di responsabilità, cose che agli occhi del popolo, diciamo, non ha fatto questa consacrazione, pare. Davanti a Dio sono responsabilità enormi, perché Dio sa quanti milioni di anime ci stanno dietro quelle cose richieste dalla Madonna, perché Dio vede il futuro, a differenza nostra. Va bene, detto questo, ripeto che la preghiera per la pace deve continuare. Giovedì in cattedrale sarà con il Vescovo la preghiera per la pace, una bella cosa, chi può partecipi, noi facciamo con rosari tutte le sere, eccetera, eccetera. Bisogna pregare e continuare a pregare per la pace. Ma per questi capi il Papa non conta, perché loro non sono credenti. Putin si era avvicinato alla Chiesa ortodossa, quindi forse avrebbe dato un pochino retta al capo della Chiesa ortodossa di Mosca. Non si è espresso, non l'ha retta sicuramente al Papa, e così gli altri, perché se si muovesse la Cina si fermerebbe se il Papa gli dice fermati. Il cristianesimo in Cina è lo 0, tutto nascosto, e i pochi attivisti credenti tutti in carcere e sotto tortura. Carità, è Dio che sa come salvare la situazione, non i capi. Dio sa cosa si deve fare e cosa avviene. Per esempio, la conversione di un musulmano al cristianesimo è una cosa umanamente impossibile, perché nella Sharia, nella legge islamica, se uno nasce in una famiglia islamica, deve essere islamico a prescindere dalla sua scelta personale. Se lui sceglie di cambiare religione, commette, secondo la mentalità musulmana, un peccato così grave nei confronti di Allah che non merita più di vivere e quindi deve essere ucciso. E lì non vale più il comandamento non uccidere, perché se un musulmano uccide uno che ha abiurato la fede musulmana diventando cristiano, cattolico, testimone di Geova, qualsiasi altra cosa, ha fatto una cosa buona, quindi non è colpevole di omicidio. E Allah non solo non lo punisce, lo premia. Loro pensano così. E che Dio che cosa fa per convertire i musulmani? Si raccontava di in missione un villaggio musulmano di 10-20.000 persone si è convertito al cristianesimo perché è apparso il Signore nel villaggio, visibilmente, a tutti, sono diventati tutti cristiani. Lui sa come salvare il mondo, sa come salvare le anime, ha più mezzi di quelli che hanno i potenti della terra. Ecco perché quando si prega, bisogna pregare sempre con fede, sapendo che il Signore, quello che noi non possiamo fare, Lui lo può fare, e quando non vediamo più nessuna via, nessuna soluzione, Lui ce n'ha pronte 100 per risolvere il problema. Questa è la fede.